Fine agosto riunione del Comitato Tecnico Scientifico per una valutazione finale. La priorità resta quella di riaprire tutte le scuole di ogni grado. L'annuncio arriva dal Ministro della Salute Speranza, che comunque sottolinea l'esigenza della totale sicurezza e lancia un appello all'unità. Non dividiamoci su questioni fondamentali, sono rimaste tre regole: l'uso delle mascherine, la distanza almeno di un metro e il frequente lavaggio delle mani. La ministra Azzolina, durante l'informativa alla Camera sul ritorno a scuola in sicurezza, ribadisce che per la ripartenza di settembre sono previsti 2,9 miliardi di euro. Dopo lo stop anticipato per l'emergenza, tanti nodi ancora da sciogliere sulla riapertura delle classi in sicurezza. L'inizio delle lezioni è fissato per il 14 settembre. La ministra ha assicurato il massimo impegno per garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute e ha ribadito che il governo è unito per raggiungere l'obiettivo.